Di quali patologie sono responsabili i coronavirus? I coronavirus rappresentano una famiglia di virus a RNA estremamente diffusi in natura, sia in animali domestici che in animali selvatici. Occasionalmente possono infettare l'uomo, anche se questo avviene in genere con infezioni delle prime vie aeree, tipo il comune raffreddore, quindi infezioni con carattere lieve, moderato. Peraltro, in talune situazioni possono essere infezioni che coinvolgono anche le vie aeree inferiori e possono essere letali. Questo è successo, per esempio, con alcune situazioni epidemiche come la SARS o la MERS, infezioni da coronavirus che si sono verificate negli anni passati. In particolare la SARS comparve per la prima volta nel novembre del 2002 e poi si succedettero casi fino al giugno del 2003. Da allora poi la malattia non è più stata presente, ma è una malattia. Tra l'altro ricordiamo che il primo a scoprirla fu il medico italiano Carlo Urbani, che poi è deceduto per questa patologia. Dicevo, di questa patologia sono stati definiti circa 8.000 casi, poco più di 8.000 casi, con una mortalità intorno al 10%. In Italia ci furono soltanto 4 casi, peraltro di soggetti che avevano viaggiato in Asia. La MERS comparve invece una decina d'anni dopo, cioè nel 2012, ed è comparsa in Arabia Saudita, poi si è diffusa ad altri paesi nel Medio Oriente e nel mondo. A differenza della SARS non è mai scomparsa, cioè ci sono state anche recentemente in Arabia Saudita delle segnalazioni di casi occasionali. Circa 2.500 sono stati i casi accertati, poco più, però con una letalità molto più alta, intorno al 30-40%. In Italia ne furono segnalati come possibili 3 casi, ma in realtà ne è stato confermato uno solo. Il Covid-19, l'acronimo sta per Corona Virus Disease, significa in inglese malattia, 19 indica appunto l'anno di comparsa, di questo focolaio epidemico di casi di polmonite atipica a eziologia inizialmente sconosciuta, che appunto fu descritto per la prima volta in Cina il 31 di dicembre del 2019. Successivamente nel gennaio fu identificato il virus, appunto un coronavirus, a cui poi fu dato il nome di SARS-CoV-2 nel febbraio del 2019. SARS, MERS e Covid-19 sono tutte patologie a trasmissione zoonotica. Cosa significa? Significa che c'è un serbatoio naturale della malattia che è rappresentato dai pipistrelli e che poi avviene il salto di specie all'uomo attraverso un ulteriore animale. Nel caso della SARS erano gli zibetti, sono piccoli animali selvatici venduti nei mercati asiatici. Nel caso della MERS era il cammello o il dromedario. Nel caso del Covid non è stato ancora identificato, ma si ritiene, almeno alcuni autori cinesi ne parlano, possa essere il pangolino. Il pangolino è un piccolo formichiere le cui carni vengono considerate una eccellenza, una prelibatezza in Asia e in Africa. Come avviene la trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2? Dunque, le modalità di trasmissione della SARS-CoV-2 sono diverse. Intanto c'è una prima modalità, quella più comune, per via aerea, cioè attraverso le goccioline respiratorie che vengono emesse dal soggetto infetto quando parla, quando tossisce o quando starnutisce e che naturalmente vengono inalate dal soggetto sano. Poi c'è una possibilità di trasmissione per contatto diretto, ad esempio con la stretta di mano, oppure se un individuo tocca una superficie contaminata dal virus e poi porta le mani alla bocca, al naso o agli occhi. C'è anche una possibilità di trasmissione per via orofecale, ma questa è una modalità che si ammette essenzialmente nell'ambito pediatrico. Piuttosto ci sono invece degli studi recenti
che sottolineano la possibilità che il virus venga trasmesso per via aerogena, cioè attraverso gli aerosol. E in effetti ci sono dei dati di laboratorio che dimostrerebbero come il virus può persistere nell'aria per un periodo di addirittura fino a 3 ore, con ciò creando la possibilità di una situazione fortemente infettante sia negli ambienti chiusi che naturalmente quando parliamo di ambienti sanitari e quindi di modalità di diagnostiche o terapeutiche che vengono espletate negli ambiti sanitari. Sono soprattutto, questo ce lo dice l'OMS, i soggetti infetti quelli che trasmettono il virus. E questo avviene già nella fase presintomatica, cioè nei 2 giorni che precedono la comparsa dei sintomi. Ma sarebbe completamente errato pensare che sono solo i soggetti sintomatici quelli che trasmettono la malattia. Infatti, a differenza della SARS e della MERS, esistono delle ampie documentazioni su coorti di pazienti numerose, c'è stata una recente pubblicazione sugli Annals of Internal Medicine ai primi di giugno, che appunto preso in esame le più evidenti casistiche della patologia e ha osservato come almeno un 30% dei soggetti infettanti siano soggetti asintomatici. E questo spiega la enorme, estrema infettività del virus stesso. Quali sono le caratteristiche cliniche del Covid-19? Dal punto di vista clinico, noi abbiamo dati che ci sono stati trasmessi dagli autori cinesi su ben 45.000 pazienti, dal che si evince che nell'81% dei casi la patologia ha un carattere lieve moderato, mentre il 14% dei casi assume le caratteristiche della polmonite grave e il 5% dei casi sono i casi critici, cioè quelli che vanno incontro alla insufficienza respiratoria acuta, allo shock settico o alla insufficienza acuta multiorgano. C'è la evidenza che la mortalità, che gli autori cinesi pongono intorno al 2,3%, ma c'è grande variabilità poi nelle varie casistiche, in realtà incida maggiormente nei soggetti più anziani, cioè c'è una maggiore una letalità che va aumentando dai 60 anni a crescere, ed è evidente come anche la mortalità riguardi soprattutto soggetti che hanno comorbilità, cioè che hanno già delle patologie, siano esse patologie cardiovascolari, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, il diabete, l'obesità, le patologie oncologiche. Inizialmente la patologia si manifesta con la febbre, la tosse secca, altre volte la diarrea, in alcuni casi l'alterazione del gusto e dell'olfatto, mentre la situazione della difficoltà respiratoria, cioè la dispnea, compare generalmente più tardivamente, in genere nella seconda settimana, intorno al 7° giorno. Laddove poi si sviluppino quelle situazioni più severe di cui parlavamo, quindi insufficienza respiratoria acuta e quant'altro, che richiedono poi non solo l'ospedalizzazione ma spesso il ricovero nella terapia intensiva, ci spostiamo già intorno alla 10ª-12ª giornata. Quindi, volendo sintetizzare quello che è il profilo clinico della patologia, noi abbiamo una fase iniziale della durata di da 2 a 7 giorni, che è la fase cosiddetta viremica, in cui il virus esplica i suoi effetti dannosi diretti. Poi c'è la fase polmonare, che è quella del coinvolgimento del tessuto polmonare in forma di polmonite lieve, moderata o polmonite severa, quest'ultima complicata da disturbi respiratori molto più importanti che richiedono ovviamente l'ospedalizzazione. Poi, per una quota parte di pazienti, fortunatamente minore, c'è l'evoluzione verso le forme più severe, cioè quelle che sono rappresentate dall'insufficienza respiratoria acuta, dallo shock settico, dall'insufficienza multiorgano, e in generale si ritiene che questa fase
successiva, cioè la fase più severa, più grave, sia legata non tanto all'effetto citopatico diretto del virus, quanto alla risposta immunitaria dell'organismo, risposta immunitaria che in taluni soggetti, per motivi che noi non conosciamo, diventa una risposta esuberante, con una produzione eccessiva di sostanze che vanno a creare uno stato infiammatorio generalizzato che alla fine fa più danni di quanti non ne faccia il virus direttamente. E tra questi danni ci dobbiamo ricordare il coinvolgimento cardiaco, il coinvolgimento renale e quelle situazioni trombotiche, tromboemboliche, che possono coinvolgere il distretto polmonare, quindi l'arteria polmonare, o il circolo vascolare di altri organi o apparati. Quali sono le conseguenze cliniche del Covid-19? Solo del tutto recentemente, vista l'insorgenza di questa patologia praticamente da pochi mesi, sono stati pubblicati dei dati relativamente a quelle che sono le conseguenze cliniche del Covid-19. Le informazioni che noi avevamo fino ad oggi erano le informazioni relative alle infezioni precedenti da coronavirus, la SARS, la MERS. In queste patologie si è riscontrato come un 30% dei sopravvissuti presentassero, sia sotto il profilo radiologico che sotto il profilo della funzionalità respiratoria, delle alterazioni di tipo fibrotico polmonare. Che cosa significa? Significa avere delle cicatrici nel polmone che ovviamente ostacolano quella che è l'azione del polmone, cioè l'assorbire ossigeno e eliminare anidride carbonica. Dunque, fino ad oggi avevamo solo dei dati indiretti della possibile potenziale azione di danno residuo rappresentato dai coronavirus. Del tutto recentemente però è stato prodotto, fra l'altro dal Gemelli, da autori del Policlinico Gemelli di Roma, una casistica relativa a sintomi persistenti nei pazienti dopo che erano stati dimessi dall'ospedale ed naturalmente erano stati ricoverati per Covid-19. Bene, soltanto un 12-13% di questi pazienti non avevano sintomi respiratori o comunque sintomi post-Covid, mentre un numero importante di pazienti, quindi la stragrande maggioranza, lamentava sintomi come la difficoltà respiratoria, come l'astenia, cioè la debolezza, come dolori articolari o dolori toracici. E complessivamente quasi un 50% di questi pazienti riferivano un peggioramento della qualità della vita. Che cosa intendo dire con questo? Che la situazione clinica post-Covid, cioè dei pazienti che hanno avuto la malattia e soprattutto quelli che lo hanno avuto nella maniera, nelle forme più severe, quindi quelli ospedalizzati, eccetera, devono essere poi monitorati nel tempo, cioè devono essere seguiti nel tempo per valutare gli esiti della patologia stessa. Ci sono già delle linee guida, sono state prodotte dalla British Thoracic Society, e da queste linee guida si evince come appunto nei pazienti che hanno avuto la patologia debbano essere fatte osservazioni periodiche, che debbano essere completate da accertamenti radiologici, la semplice radiografia del torace piuttosto che non l'TAC ad alta risoluzione o l'TAC con il mezzo di contrasto, naturalmente le situazioni si differenziano poi l'una dall'altra, o altri accertamenti come per esempio l'ecocardiogramma piuttosto che non tutto lo studio funzionale respiratorio. Quindi in sintesi i pazienti che hanno avuto la patologia debbono essere seguiti nel tempo, debbono essere monitorati, poi naturalmente sarà la valutazione del clinico di volta in volta a stabilire quali gli accertamenti più indicati caso per caso.